Oggi ad iCook ci divertiremo molto insieme a Vincenzo Cimino, maestro Buongiorno. pizzaiolo, a fare delle cose che, guarda, io non conoscevo. Rosticceria napoletana, Sì. che è tutto un dire. Diciamo che questo è il prodotto finale. Noi qua ne abbiamo già preparati qualcuno, ma durante questo corso noi dobbiamo insegnare in maniera particolare ai nostri corsisti a realizzare degli impasti con facilità, con una Sì. scelta di prodotti giusti. In questo caso noi abbiamo questa farina che ci aiuterà in queste realizzazioni. Ma prima di partire, rosticceria napoletana, Vincenzo, No, raccontami un po' bisogna che raccontare, cos'è. la storia è lunga, andiamo indietro di diversi anni. Diciamo che anticamente nei forni di panificazione avanti avevano anche il banco salumeria, perché a Napoli un po' si usava fare tutto in un unico negozio. Allora rimanevano i fondini dei salumi, venivano così tagliati perché non si potevano vendere, non avevano un bell'aspetto, e nasce così il panino, Questo sì, il panino panino già napoletano. Sì, farcito. all'interno ci sono dei salumi, dei formaggi, tutti i fondini, si condisce con formaggio anche grattugiato, pepe, viene avvolto in questo impasto fatto con Ok, strutto e guarda, dopo vi dico la già sono ricetta. curiosa, adesso me lo devi spiegare, perché È allora hai facile da allora fare, si bellissima, però divertiranno. noi ai corsisti dobbiamo far mettere le mani in pasta. Sì. Prima di partire, proprio dobbiamo far vedere la farina, che è Bene, il la primo materia, elemento. il primo Quindi, ingrediente. allora, io ho visto che qui noi abbiamo una farina che riusciamo a utilizzare, perché io questa la uso anche per fare un pan di Sì, Spagna si presta o per bene, fare si dei presta molto cracker, dei bene. grissini, no? Sì. È una farina sempre italica, Sì, di quindi grani italiani, 100% questa, italiani. la provenienza di un prodotto è fondamentale. E poi anche il fatto del contatto di questa È cosa. bello mettere le mani Quindi in lavoriamo sempre a pasta. macchina, però io consiglio sempre proprio Sì, di ovviamente. toccare le varie cose e di sentire le diverse Certo, consistenze. certo, certo. Raccontami un attimo questa ricetta, allora. Bene, allora, questa è una ricetta, come dicevo prima, antica. Abbiamo scelto questa farina perché si presta bene a questi lievitati, tra virgolette, semplici. E se poi vedete, sono tre prodottini diversi, ma con un unico impasto. Quindi lo possiamo fare a casa, in occasione di una festa, per i nostri bambini, per fare un aperitivo con gli amici. Vi diamo una ricettina e poi dopo magari ci vedrete all'opera. Sì, dopo lo Come si fa? Sembrano realizziamo. difficili, ma sono facilissimi. Questa è una semplice pizzettina da bar che si mantiene ancora morbida. È un involtino dello stesso impasto con un würstel. Poi ovvio chi ha il cotto, chi ha ci può Ascolta, mettere quello che parlami un vuole. attimo adesso però Della ricettina. dell'impasto, Sì, poi sì, dopo sì, sì. vediamo le Andiamo farciture. alle Allora, farciture. usiamo Un un chilo chilo di di questo farina. tipo di Un farina, che è una chilo. farina, abbiamo detto, italica, una farina che è indicata per fare anche impasti diversi, cioè oltre a questo impasto potrei benissimo fare anche un grissino, un Certo, cracker, un pane assolutamente sì, semplice tipo assolutamente sì. toscano, no? Quindi è una farina diciamo così, con quella faccio tante cose. Assolutamente, si presta a tanti Oltre piccoli alla ingredienti. farina, cosa metto per avere questo Ovviamente bell'impasto? abbiamo il sale, un pizzichino di zucchero, il lievito di birra, Lievito. usiamo il disidratato, e abbiamo una parte grassa, che questa volta non è più l'olio, è lo strutto. Va bene, Si quindi usa tanto anche in Romagna per sì, la piada, ormai è quindi. stato sfatato, Sì, quindi si ovviamente. fanno gli impasti. Certo, Procediamo poi pure ad diciamo con impastare. l'impastino. Perfetto, mettiamo la Quindi, farina. prima la farina, poi qui l'idratazione, cioè l'acqua. Quanta acqua abbiamo bisogno in Diciamo che questo abbiamo una impasto? parte grassa che comunque va a compensare la parte liquida, quindi ci mettiamo un pelino d'acqua in meno a differenza di una pizza. Siamo sui 500-550 grammi. Poi vediamo anche il grado di assorbimento, magari Mentre si mentre lavora, si perché lavora, in base anche alla parte grassa che ci mettiamo. sai, molte volte chiedono nella ricetta quant'acqua o quanto liquido. Poi lì dipende sempre anche dall'ambiente, il tipo di farina, come viene lavorata. Cioè, Sì, molte sì, sì. volte dare una ricetta così bisogna vederla, No, toccare con assolutamente, mano, toccare la assolutamente. farina, vederlo. Ecco perché durante un corso poi si vedono tutti questi prodotti in tutte le sue molteplici. Quindi Certo. c'è una materia prima, che deve essere un prodotto di qualità, che in questo caso qui abbiamo la farina, ma poi tutti gli altri elementi, e poi cosa fondamentale è la tecnica. Sì. Quella io in una ricetta
te la posso dire, ma relativamente. Vabbè, poi no? Vederla all'opera magari si apprende anche qualche altra cosa. Che... Quindi diciamo che fare il corso, realizzare, vedere, toccare bene, perché in questo caso i corsisti noi daremo a tutti questa farina, faremo realizzare. Io ho pensato di fare sia tutti questi qui, poi faremo anche un altro impasto. Sì. Avevo pensato salato, tipo una brisée, che quindi faremo un bel vassoio di stuzzichini per gli aperitivi, ma anche a fine corso, poi alla fine noi mangiamo tutto, diciamo la verità. Ci mettiamo così nella parte grassa perché l'impasto si è compattato, lo mettiamo a fiocchetti. Quindi mai tutto in una volta, sempre preferibile spezzarlo. Sì, perché dopo magari non riesci a prenderla bene e si attacca alle pareti. Il sale gliel'hai già messo? No, il sale glielo metto dopo. Ok, quindi l'olio, il grasso, diciamo il grasso, perché può essere olio, strutto. Guarda, grazie, vieni, troppo prego. Buona, grazie. E poi alla fine il sale. Il sale, lo mettiamo quasi alla fine il sale, perché avendo l'olio, diciamo l'avrei messo prima, ma avendo la parte grassa allo strutto, che è più difficile da far assorbire la farina, io lo metto dopo, così ho una maglia vedi anche questo lubrificata bene e col sale bella consistente. Quindi oltre la farina anche le tecniche di come realizzare. Ovviamente... Noi abbiamo già un impasto pronto. Sì, io sì, direi sì, che sì, guarda, sì, finiamo di impastare e poi facciamo vedere come realizziamo questi prodotti. Perfetto. Vai Vince, guarda, bene, ti bene, libero bene, il bene. Piano, tu prendi la pasta già pronta. Va benissimo. E ti do una bella spolverata. Io ho paura che si attacca perché... Sì, sì, ho capito, ma io sono qui apposta, ti faccio da comì, sì, sono il tuo assistente. Sì, di più? Abbondante. Di più? Sì, sì, sì. Quindi anche guarda, sopra. Facciamo vedere bene questa pasta come deve essere, sì, così va bene, è sufficiente? Ma assolutamente sì. Guarda, proprio per non farci mancare niente, bene, perché sennò... Bene, voilà. Ho paura che poi dopo... Ah, però bella morbida, sì, eh? Sì. Quindi diciamo quando abbiamo tanta acqua, questa è panificazione, quindi non abbiamo paura di metterci un po' di farina in più, eh? Ecco, quindi la stendiamo in maniera rettangolare. Si può stendere a mano, tutto sì, con le mani. Guarda, vado col mattarello perché facciamo dei prodottini un po' più precisi, visto. Guarda, te la sposto sì, un po'. Guarda, ecco qua. Perfetto. Ecco qua. Ci diamo una stesa con il mattarello. Io ho preparato le placche con la carta da forno. Mamma mia. Perché poi, allora, abbiamo fatto l'impasto, l'abbiamo fatto riposare, raddoppiato, l'abbiamo preso, sì, l'abbiamo appoggiato sul nostro tavolo con una bella spolverata abbondante di farina, sì, ricordatevi. Sì, la farina abbondante. Sì, e quindi non va rimpastata, la schiacciamo, da lievitato, una cosa importante. Sì, assolutamente, okay? Sì. Assolutamente. E a questo punto mi realizzi questi prodottini, rosticceria sì, napoletana. Sì. Io qui ho la forchetta. Guarda, avevo il formino per fare le pizzettine. Lo stampino. Copa pasta. Ecco qua. Allora, facciamo così, guarda, da qui tireremo fuori questi tre prodotti. Come? Adesso ti faccio vedere. Guarda, ti faccio un po' di linea. Facciamo un po' di pizzette. Quindi, uno, tiriamo la pasta, stampiamo dei tondi e così lì facciamo le pizzette. Ci mettiamo del pomodoro? Ma sì, ci divertiamo. Guarda, qui c'è del pomodoro condito con sale, pepe, olio, un po' di origano. Può andare bene? Sì, assolutamente sì, guarda. Ok. Voilà. Ovviamente la pasta che rimane non è da buttare, possiamo rimpastarla. Mm-hmm. Ecco qua, come per magia escono già le pizzettine. Guarda, le appoggiamo sul nostro tagliere, sulla nostra teglia, voglio dire, chiedo scusa. Ecco qua. Magari nel centro, per far sì che il pomodoro non sbordi, gli diamo con le dita così, giusto al qui centro. Qui faccio un buco al centro, questo lo faccio io. Sì, bene, vai bene, avanti perfetto, a farmi vedere gli altri, perché qui vedo perfetto, che ci sono dei wuster tagliati e sì, il misto famoso dei culetti del prosciutto. Bello quelli questo, che sono, diciamo la verità, apriamo il frigorifero, rimane una fetta di prosciutto, una un po' fetta di formaggio, un po' di pancetta, un po' di speck, quindi un po' di mortadella. Tutto tagliato insieme, condito prego, con formaggio grattugiato, viene poi messo sopra questo, questo impasto. Ok, guarda, qui ho preparato un uovo sbattuto. Ma sì, dopo lo spennelliamo così gli diamo questo colore che è magnifico. Se voi ci fate caso, questi sono girati, diciamo, l'impasto viene girato su se stesso due volte. Ecco, gli diamo una prima pieghetta. Voilà. Diamo una prima pieghetta. Poi gliene diamo un'altra. Quindi come un rotolo. Importante che
sia doppio che chiuda bene. Sì, poi dopo ovviamente la chiusura la mettiamo sotto e in fase vuoi di cottura. Vuoi un coltello da tagliare? Sì, guarda, usi il raschietto. Il raschiettino, guarda, posso fare anche così, guarda. Se no guarda, c'è anche un coltello. Sì, ma guarda, avendo questo raschiettino vado così, perfetto. Cristina, che trovo una volta perché che diciamo abbiamo... che la, un'altra cosa importante, oltre a usare sempre la farina giusta negli impasti, mantenerli morbidi, poi la pasta non va mai strappata ma tagliata. Sì, in effetti sì. Si rovina meno. Sì. Quando una volta abbiamo chiuso, abbiamo diciamo attaccato i due lembi d'impasto, li facciamo capitare sotto. Li giriamo la ancora. Chiusura la chiusura deve venire sulla parte... Sì. Poi andiamo un po' a modellare, vedete, mi sono lasciato questa zolletta d'impasto e dopo vi spiego il perché. Quindi, avendo questo filone d'impasto con lo i salumi... Lo togliamo prima? Sì, non tagliamoci le dita, però appoggiamo le due dita e viene tagliato uno, guarda, così. Quindi ti dai la misura. Sì, eccolo, guarda, per farli venire grosso modo. Lo devo spennellare? Uguali. Sì, sì. Adesso ti chiedo un'altra cosa. Dimmi. Noi realizziamo tutti questi prodotti, poi diciamo che ognuno può mettere la fantasia e veramente fare fagottini, farciture certo. diverse, tantissime cose. A questo punto deve ancora riposare sì. o posso andare in cottura? No, lo lasciamo ancora riposare finché il prodotto non diventa un po' più leggero e te ne accorgi perché lo vai a toccare come una nuvola. Si muove anche lentamente quando lo tocchi. Quindi anche adesso... perché, guarda, faccio una cosa, così chi ci vede. Questa è una pizzetta cotta che in forno un po' sviluppa, però ha fatto il suo bordo, qui ancora non l'ha fatto. Quindi questa si deve alzare. Si deve un po' alzare, quindi sì. prima di infornare... Io dico questa regola, dimmi se va bene. Tutte le volte che si manipola un impasto va sempre fatto riposare 15-20 minuti almeno. Sì. Assolutamente sì. Quindi a questo punto inforniamo a quanti gradi? Guarda, faccio anche l'involtino con il wurstel, via. In modo tale che ci inforniamo tutti i prodottini. Così anche siamo... perché quello è quello che piace ai bambini. Sì, sì. Guarda, il wurstel viene messo, diciamo, all'interno. Se abbiamo l'impasto che è più lungo, non abbiamo paura, possiamo lavorare anche così, possiamo metterci il nostro pezzettino qua, perché molte volte non viene preciso come il wurstel, e andiamo avanti. Guarda, lo giriamo, stessa cosa del panino napoletano, lo andiamo ad attaccare in questo modo, lo giriamo ancora e poi, tagli. E poi lo tagliamo. Stesso lavoro, ovviamente Cristina ha già il pennello pronto. Sono già pronta con la pennellessa. Ecco qua, lo andiamo a tagliare. Ma io potrei cuocerlo anche tutto intero e tagliarlo dopo? Sì, assolutamente sì. No, anche questo bel paninone, no? Poi lo tagli... Sì, lo puoi tagliare dopo, però magari per avere questo effetto chiaro, scuro... Sì, certo, bisogna tagliarlo prima. Ecco, adesso ne abbiamo fatti qualcuno in meno, però... Ok. Quanti gradi abbiamo detto che non mi ricordo più? Ma si parte da un forno ventilato, perché è un forno ventilato, andiamo sui 180-190, statico 200. E qui ci vorrà 15-20 sì, minuti? Sì, io parto sempre dai 15 ai 18 minuti, però poi guardo, perché magari queste sono pezzature leggermente più piccole e vanno tolte un pelino prima, mentre questi altri vogliono qualche minuto più. Diciamo che sarebbe meglio per ogni placca avere un formato, diciamo, così. Ecco, in effetti sì, però se cuociamo tutto insieme toglieremo per prima, verso i 14, 13, 15 minuti, prima il wurstel e la pizzetta, andando fino ai 18 minuti con il panino napoletano. Guarda, questi adesso li facciamo riposare, poi li cuociamo, ma noi per il nostro corso ci siamo preparati. Abbiamo visto un impasto e anche facendo un impasto unico faremo vedere tantissime realizzazioni. Sì. Io a questo impasto ottenuto con questa farina mi permetto di aggiungere un impasto non lievitato, tipo una brisée, perché così faremo realizzare i nostri corsisti che con un prodotto unico hanno tante varietà e il prodotto unico è riferito sia alla farina che ai prodotti realizzati. Certo. E poi prenderemo insieme, così diamo il via a questo inizio di corsi e questa collaborazione bene, con bene, Vincenzo, bene, bene. Perché di lievitati ne abbiamo tanti, di farine ne abbiamo tante e ogni farina è indicata per un prodotto diverso. Assolutamente. Quindi direi che ci siamo, possiamo partire. Possiamo partire, possiamo andare in forno, cuociamo e mangiamo. E noi partiamo, andiamo con il corso domani. Adesso andiamo a brindare. Va bene. Rosticceria napoletana di Vincenzo Cimino. Ingredienti: 1 kg di farina ideale per pizza, 5 g di lievito di birra disidratato, 20 g di sale,
100 g di strutto, 550 g di acqua. Perché la pasta fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati.